Buongiorno e bentornati in un nuovo video. Questo video sarà Nom Tour aggiornato. Allora, entrando dall'ingresso principale troviamo come sempre il soggiorno, abbiamo cambiato il mobile. È ancora un po' da sistemare, nel senso che come vedete lì ci sono dei buchi perché andrà questo mensolone qua, però insomma diciamo che il più è fatto e dato che l'avevo promesso ci tenevo a farvelo vedere. Questa è una parte del lettino che oggi abbiamo cambiato, abbiamo tolto la Next to Me, dopo vi faccio vedere. E il mio compagno deve ancora finire due o tre cosine perché come vedete ci sono tutti i fili scoperti, ma ha comprato tutte le cose per nasconderli. Questo mobile mi piace veramente tanto perché c'ha tanto spazio. In più questo mobiletto qui ha anche i LED. Io ho dato una prima sistemata, ma comunque vi dico è ancora un po' work in progress perché ho sistemato che ero quasi vicina alla data del ricovero del parto, quindi insomma non è che ho messo ancora tutto bene bene bene. Comunque il soggiorno, abbiamo cambiato anche il divano, qui c'è Puppi. Divano sempre piccolino perché comunque sapete che ho un open space, avere un divano grande mi toglierebbe tanto spazio. È contenitore, quindi all'interno ci posso mettere lenzuolini per il divano, tappeti, insomma quello che mi serve. E di qua c'è la cucina, quindi per chi segue i miei video sa che quel mobile là prima era in quel buco lì dove mettevamo sopra la TV e adesso invece è diventato tutto, diciamo, adibito alla postazione del caffè, che adoro perché guai se non ci fosse, ed è anche un po' il mobile della colazione come vedete. Poi girandoci, ovviamente la cucina è sempre quella, la novità è che c'è la base, diciamo così, per il latte, per fare i biberon, lo sterilizzatore, il frigo nuovo perché abbiamo comprato anche il frigo perché l'altro purtroppo ci ha abbandonati, quindi ve lo faccio vedere velocemente, ma ve l'avevo fatto vedere nel video che uscirà, che insomma quando vedrete questo video sarà già uscito quello dove vi mostro il frigo. Quindi questa è la parte del freezer, un attimo, e questa è la parte del frigo. Mi piace veramente tanto, adoro questo frigo, mamma mia. L'unica cosa, bisogna evitare di mettere le manate proprio sopra, ecco, ma sto dicendo a tutti di non farlo e di mettere le mani qua di modo che non rimangano le impronte. Poi c'è il mio solito, io lo chiamo l'armadietto di tutto un po' perché come vedete ho un po' di elettrodomestici, delle cosine che mi servono per cookie, un po' di cose extra di biberon e quant'altro, e i teli del divano. Ecco qua la cuccetta di Cookie. Poi, allora vi faccio vedere bene perché la zona giorno viene divisa da questa porta e fa accedere alla zona notte. Ecco, c'è un mini disimpegno, camera della suocera, bagno e camera mia del mio compagno. Allora, il bagno non è cambiato niente, quindi insomma io ho già fatto le pulizie belle strong, quindi ecco qui la novità ovviamente è il fasciatoio per i piccolini. Ecco qui la doccia, insomma niente di che. La novità grande ovviamente è la nostra camera, anche se al momento è piena di cose dei gemellini.
Ecco Nathan, ecco Liam ed ecco Alex. Quindi è cambiata perché allora qui c'è il mio armadio. Aspettate che mi metto di fronte così avete una panoramica migliore. Ecco, quindi quello è il mio armadio. Lettino per i gemellini, il letto matrimoniale che è cambiato ed è molto comodo perché anche questo cassettone per mettere le lenzuola, cassettiera, armadio del mio compagno, la next to me che ora se ne andrà e mi sa pure la navicella perché tanto non la uso, perché prima la next to me, quindi quella culletta prima era qui, ma proprio oggi abbiamo messo il lettino perché comunque si scalciano e si danno fastidio. Un'altra cassettiera e lì c'è l'altra che andrebbe qua, ma se la metto qui mi toglie il passaggio. Ecco qua. Quindi da qui poi, quindi dalla zona giorno, esattamente dal soggiorno, c'è questa porta in vetro che io adoro, veramente adoro tanto, che permette di accedere alla stanza di sotto, che prima era quella mia e del mio compagno, ma che ora è diventata dei bambini, anche se momentaneamente. C'è questa scala chiocciola che mi piace un sacco. Momentaneamente i gemelli comunque ancora li tengo su per non dover fare su e giù un sacco di volte con le scale, soprattutto la notte. Allora, la news è questo armadio. Vi faccio vedere perché so che c'è chi magari vuole vedere un po' dove ci sono tutte le cose, tutte le lenzuola per i gemellini, un po' di vestiti, un po' di body, di borsette varie, i cappottini pronti per quando arriva il freddo. E di qua ho sistemato così per il momento perché non ho le mensole, quindi ho diviso tutto qui e sono tutti vestiti per 3 mesi. Ho fatto fino i bigliettini, nel caso ogni tanto li vestisse mio compagno, almeno non mi fa bordello, diciamo così. E quindi ho messo tutti i pantaloni per casa, per uscire, tutta la cinilla, qui è meno pesante, pantaloni sempre da casa per uscire e qui è un po' misto, maniche corte, qualcosa di piccolino che ancora uso. Vi accenderei una luce, ma da questo lato non c'è più perché per mettere quell'armadio mio compagno ha tolto la luce, ma la deve rimettere. E poi di qui è rimasto uguale, quindi l'armadio di Alex, vi faccio vedere. Ecco, anche a lui cerco sempre di tenerlo ben sistemato. Questa è la parte ancora, un po' di cose della scuola. Qui è tutto quello che gli può servire per andare in cortile, al parco, quindi da battaglia, pigiami vari, mentre nel lato di qua l'ho abituato fin da quando era piccolo ad avere tutto quello che gli può servire per uscire, quindi quando si deve vestire bene. E qua ci sono delle cassette con dentro un po' di roba invernale, un po' di roba grande, quindi ecco qua. Infine c'è un altro armadio, questi qua erano, questo qui era il mio, questo era del mio compagno. E qui c'è l'altro dell'altro gemellino che per il momento insomma è più vuoto che pieno. Poi crescendo glieli dividerò anche a loro. Poi girandoci ho creato la zona gioco per Alex. Come vedete allora. Chi ha seguito i miei video sa che questo era l'altro mobile che avevo prima in soggiorno insieme a quello che è diventato quello della postazione del caffè. Quindi io qui gli ho organizzato un bel po' di giochi, ora vi faccio vedere velocemente, così non ha problemi per dove mettersi. Mi dispiace solo che è buio, ma se
C'è ancora qualche cosina da fare al suo garage delle macchinine e ai suoi tavolini per fare i Lego. Ecco, quindi io ho diviso qua sotto la zona gioco. Poi quando cresceranno i gemelli sicuramente qualcosa modificherò. Mentre di qua è la zona studio. Sempre pensato al momento per Alex. Quelle sono due mensole che suo papà gli deve montare lì. Così può mettersi qualche foto, qualcosina. E questa è la postazione studio. Poi, girandoci, c'è la zona notte. Quindi il letto di Alex. Questo letto che è momentaneo, e le mie ceste con la roba da stirare, che o domani o domenica devo stirare. Quindi questo letto è di appoggio, è momentaneo, ma sicuramente se ne va. E poi qua c'è un altro lettino pronto per quando verremo giù, perché poi quello che ho su verrà messo qui e quindi ci sarà molto più spazio. Successivamente, quando i gemellini cresceranno, saranno tre letti così e poi sicuramente penserò a sfruttare questa parete con delle mensole, insomma, per avere ancora un po' più di spazio. Qui ho la cassettiera, questa qui è dei gemelli. Ecco qui perché, un po' di, ecco, perché più delle volte è Alex che mi prende i budini, però insomma così mi trovo molto bene. Ok. Poi di qua questa bambola è. So che sono tre maschi, uno dice che ci fa la bambola, ma quella bambola ha 30 anni e me l'ha sempre promessa mia nonna, la mia nonna che è mancata. E quindi mi ha sempre detto: quando mancherò, quella sarà tua, sarà un po' come se fossi a guidarti. Quindi l'ho messa qui in camera dei bambini. E poi questo, per chi si ricorda un po' l'home tour di prima, era il mobile che prima c'era al piano di sopra per la postazione del caffè. E questo qui lo uso per i gemelli. Al momento vi dico, ho messo solo un po' di scorta di pannolini. Poi col tempo saprò bene che cosa metterci, insomma. E poi qui c'è la solita libreria, diciamo. Ora vi giro così potete vedere. Ecco, io ultimamente stiro qui sotto perché c'è più fresco, infatti c'è l'asse, le tende e niente, quindi insomma questo è un po' l'home tour. Ora vi rigiro e insomma spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!